sì, quello per là. Miliardo 2 metà tempo. Miliardo 2, un minuto. Inizio partita al biliardo 2.
Eccoci di nuovo al commento, ancora un buon pomeriggio, 81, anzi 85 direi, Gagliandro 73 Giannoni, riusciamo anche a intravedere una seconda partita, Luca Alpi 6-8, Lorenzo Pancià 50. Giannoni non segna. Totto di colore per Luca Alpi, non li abbiamo visti, ma siamo 76 a 50 con la bocciata per il giocatore savonese, una bella trasferta per lui, ma non è la prima e non sarà l'ultima. Due soli punti in un biliardo veramente rognoso a bocciare. Tiro largo per Gagliandro. Trasponde largo, intendevamo, sbagliata sul largo, perdonandomi il gioco di parole. Primo matchball Gagliandro, ci vuole lo strike per chiuderla. C'è il filotto di seconda passata. Il 10 di seconda. D'effetto per Gagliandro, sbaglio sullo stretto, ricordiamo il punteggio 98 a 73 in suo favore. Ancora stretto Gagliandro. Attenzione a non rimettere in partita l'avversario, che sarà 3 contro 0 al termine di questo tiro.
Siamo 3 contro 0, ma non è assolutamente facile andare a trovare punti per cercare in qualche modo di mettersi a un tiro. Andrà col colpo in testa, attenzione a far girare la biglia proprio che si tira. Bella, bel tiro, ma non mi ha pagato nulla. Era difficile perché c'era luce fra i due pezzi, quindi bisognava prenderla proprio così, ma poi alla fine non è stato neanche troppo fortunato Stefano Giannoni. Prova con questo tre sponde largo, la trova ancora sul largo, passa ancora nella goriziana e purtroppo per lui non viene assegnato alcun punto in questa casistica. Misurazione per vedere se è possibile andare a. Credo che alla fin fine bisognerà spostare il pallino un pelo verso il basso. Invece tira ad affondare la biglia, Giannoni, un'altra idea legittima. Si guarda la misurazione e attenzione che 8 di colore sarebbero, chiamerebbero 81. Tantuno Giannoni, 98 Galliandro, ma attenzione, con un pieno si va nella bagarre, si va nella volata finale. Si rimette tutto in discussione. Eccolo che arriva il filotto puntuale, arriva anche il 10, importante. 91 a 98, ci vuole comunque il berillo rosso per Giannoni. Per chiudere, mentre un birillo solo, anche di prima, per Gagliandro.
Biglia larga. E quindi vince Gagliandro. E addirittura d'arrivo anche la partita di Luca Alpi, la andiamo a seguire. E poi andremo su Gianluca Sandoni e Stefano Nanni. Tanto una finale di batteria, un'altra, l'ennesima nel biliardo 3, Rocco Paterna, Forlì Cesena, Edmondo Burchi, Roma. C'era per il birillo Luca Alpi per andare in finale di batteria. Dare il vincente di Bilancini Spalletti. Stanno giocando nell'altra sala. In corso altre seconde partite. Guido Baldi Zacchini. Bassi Nicolini, Borselli Draghetti e Vannini Savioli. Andiamo da Sandoni e Nanni, quest'ultimo ha preso il largo dopo una buona partenza. Bocciato due pleni consecutivi in anni, due pieni, un altro 10 a bocciare nel corso dell'alternanza dei pallini e quindi sei, due, tre, sei in anni. Ricordiamo vincitore ieri della gara di Goriziana Santo Stefano di Ravenna. Al biliardo 3 metà tempo.
Attenzione al corta corta di Sciandoni, entra pieno e paga un birillo. 6-8-4-9 nanni che sta filottando più non posso. Questi biliardi molto molto difficili, visto che vanno avanti, è un tiro che viene meglio se c'è un pelo di rientro, ma questi biliardi qui rientro, poche notizie. Naturalmente Nanni forte del vantaggio. Vediamo vincitore, l'ho già ricordato, della gara di Gruziana di Santo Stefano di Ravenna ieri. È già vincitore della classifica della Gruziana. Sì. Per cui i suoi avversari quest'altro saranno Minoccheri, compagnia bella. C'è già stato nella categoria master, due anni fa ne è uscito. Quest'anno sarà più facile per lui provare a rimanere. L'ho visto molto cresciuto negli ultimi 18 mesi. Il raddoppio del Frosinone. Allunga forse in maniera definitiva Nanni con questo 12 94 49. Partita quasi agli archivi, Stefano Nanni è veramente tenuto medi altissimi a bocciare e anche realizzato punti, quindi praticamente perfetta la sua condotta di gara. Al termine di questa partita, finale di batteria Rocco Paterno e Edmondo Burchi.
partita che non stiamo seguendo è 62 Proietti, 27 Morelli. Chiude Stefano Nanni, è legittima con questo in un momento a dir poco straordinario. Andiamo da Burchi e Paterna, il punteggio è 15-2 Paterna, partita appena iniziata. Terza biglia per Paterna, due sponde. Copertura per Paterna. Beh, non una gran copertura, devo dire la verità. No, perché ci sia lunga corta che il calcio della biglia. Andrà naturalmente di calcio il pallino. Sì. Lunga corta. Entra troppo. Segna comunque Edmondo Burchi. Passa liscio sul largo. In arrivo l'ultima.
cerca di affondare la biglia paterna, risulta stretta, quindi adesso dovrà andare gioco forza 1. Tiro veloce, gira il pallino nella biglia, alla fine del tiro rimane nel rosso, attenzione, calcio veloce probabile, eccolo che arriva, 8 per Rocco Paterna, attenzione che c'è il ritorno da 20, ha dato una bella manata alla stecca, Rocco Paterna. 37-7 in fuga. Oh. Oh. Contro 0 adesso per Burchi, che deve assolutamente recuperare, ma non è che ci sia tantissimo da fare al di là di questo. Lunga porta, sì, poi potenzialmente se la prende da Castello può anche effettuare un altro tiro, ma non anticipiamo i tempi, vediamo dove andrà la biglia dopo questo tiro. La prende molto bene, la prende da Castello, la prende da due bianchi. Gran tiro. C'è, attenzione che c'è la possibilità di effettuare un tiro corta corta, magari delicato, leggermente progressivo, ma bisogna stare molto attenti. Direi che però da questa parte il rischio di bevuta non c'è. Alla faccia del tiro, mamma mia che rischio. E posso dire che non avrei tirato con questa spinta, con questa violenza e con questa apertura? Questo qui è un tiro molto personale, ognuno lo tira come meglio crede. Io l'avrei tirato da sotto, dritto per dritto, sperando nella calata del biliardo. Boccia bene questo Edmondo Burchi, nulla da dire, molto molto bene, quasi nessuno ha fatto filotto, lui trova questo 10. E ritorna in partita, meno 6 o più 6 Rocco Paterna se preferite, 3-7-3-1.
Terza biglia per Edmondo Burchi. È largo, ancora largo. È ultimo in arrivo, credo. No, forse è segnato. Costo Paterna entra bene, segna e apparecchia. Perfetto. Adesso qui difendersi è durissima. Sì, perché è una biglia e è completamente il gioco sfuori. Va d'effetto a cercare di mettersi. Attenzione che non è detto. Buonissima alla fine. È passato. È passato alla sverniciata praticamente, ma bisognava passare di lì e c'è poco da fare. Adesso però attenzione che c'è ancora il gioco a favore di Paterna, perché può, se prende la rossa, fare un bel gioco, interessante quantomeno. Non rimane largo, direi. Però attenzione, non vorrei che tiro d'effetto, fosse in grado di togliere quella rossa. 4 sponde ad effetto. Vediamo l'angolo. È leggermente largo, ma segna, sicuro. E su un otto di colore. Otto di colore, direi anche di bellissima realizzazione. 45 a 31. Bocciata per Rocco Paterna. Guardiamo già il terzo dell'Altini, quindi è già arrivato in fondo ad una gara. Ricordiamo che arrivare in fondo delle gare nazionali bisogna vedere qualità, se non vai da nessuna parte. Progressiva è 10, allunga un'altra volta, 55 a 31. Sicuramente non un giocatore costante, Rocco Paterno. Non possiamo dire che sia costante, ma se ha la giornata buona diventa un cliente pericoloso, perché l'abbiamo già visto. Due sponde, Paterna affonda la biglia e segna con la terza. Edmondo Burchi, un tiro che
La prende, attenzione, grande tiro, 12? No, solo il rosso. Almeno il terzo rosso che gli vediamo fare al Mondo Burchi. 49-55 con la bocciata, di nuovo tutto da rifare per Rocco Paterna. Qui ci dicono che è il suo tiro. Tiro facile, questo che lo fa sempre il rosso. Naturalmente lo dice Angelo, il Burchi scarso, per capirci. Condisce anche il tutto con un 10 e alla fine è davanti di 4. Un vacca l'unica che aspettava. Un tiro che Albisi non condivide, probabilmente nemmeno io. Da dentro. Ma purtroppo c'è questa moda, diciamo dall'inizio della stagione, no? C'è questa moda di tirare esterno, sempre esterno, esterno. Che io credo che non dico una baggianata se dico che aumentano le difficoltà e soprattutto perde il controllo della biglia. Perché la devi tirare largo e di conseguenza la biglia perde il controllo, c'è poco da fare. Quindi è con notevole rischio, voglio dire, voglio arrivare a dire quello. Adesso rimane con due biglie in mano l'avversario. Prima lunga corta per Paterna, entra poco, passa nella goriziana. Due biglie per Paterna e meno uno, 58-59. Vediamo se tornerà al comando. Comunque una partita assolutamente interessante. Birillo di seconda passata e stavolta Bigaldo decide no, perché nelle ultime due abbiamo visto che era stata una progressiva e l'aveva premiato una volta per uno, credo. Fuoco. Tanto Proietti sta archiviando il match con Sante Morelli. Siamo 96-66.
passa il pallino, Paterna. Edmondo Burchi abbassa il pallino, lo porta vicino alla propria in basso, ma attenzione che se adesso Rocco Paterna farà un punto stretto diventerà problematico portare a casa il pallino, perché le strade sono molto trafficate, perché si lancia malissimo la palla da tutte le parti. Io tirerei dall'altra parte, però sai che paradossalmente il tiro più facile è questo. Se passa da questa è buona, ma paradossalmente c'è il tiro d'effetto che era più semplice. Ma bisogna averlo nel braccio, però. Vabbè, l'ha fatto prima, ha fatto 8 di colore, quindi. Ma quello era a spingere. Qui bisognava, soprattutto bisognava anche saltare forse il birillo. Adesso ho messo una bella palla, mica. Sì, non male, non male. Adesso l'unico tiro è il cercare di passare di taglio o sulla sua, o a passare a infilarsi in mezzo. Altri tiri io non ne vedo. Un abbraccio largo. Largo. Attenzione. È una grande biglia, devo dire la verità, perché l'ha sbracciata tanto. Creato l'angolo per andare. Sì. Non dava l'idea di poterci arrivare, ma alla fine l'ha sbracciata quel tanto che basta per andare a bocciare sul più 1, 6-1-6-0. Stavolta rimpalla, probabilmente no, non paga perché apre tanto il sponda lunga corta da sotto, e comunque c'è il pallino sopra il castello e si può creare una situazione di gioco interessante per Paterna, che va al calcio, trova il calcio e trova due bianchi. Però è molto importante. E ribadisco, partita di livello molto molto alto. Adesso c'è il rosso scoperto. Visto l'abitudine di Edmondo Burchi a fare i rossi, però attenzione che qui non c'è margine di errore. No, e soprattutto bisogna arrivare con 3 cm di spinta, invece lui. Arriva proprio. Un altro tiro invece. Fa il lunga corta della biglia. E cosa fa? Il rosso! E c'è un altro tiro per Burchi, attenzione, 4 punti solo, ma il rosso ha tremato anche stavolta. Punto ancora bianco. Inutile dire, Valerio, che c'è tutta Civitavecchia che sta seguendo la partita e centri collegati. Vediamo cosa sceglierà il giocatore titolare delle biglie rosse. Si va a calcio del pallino. No? Cerchiamo la palla.
è larghissimo. Questo tiro non mi è piaciuto. No, questo non ci stava. Mi piace molto di più il calcio del pallino. Perché adesso tre biglie per Paterna, attenzione. Con tanto da mangiare, da bere, da dormire. Sotto scopa, eh. E adesso il rosso lo può fare il suo avversario. Ci riprova Paterna, è sulla sua, attenzione, sulla sua, mamma mia che brivido, ci riprova, sembra stretta anche questa. Stavolta, per me no, niente, non paga nulla neanche stavolta. Sì, sì. Una mano scioccante? Sì, poteva averne un centinaio, alla fine ha avuto zero, però toccare 5 punti. Il bello della partita, con un filotto, certo, tutti pari. Certo. Chi è che ha detto che non si fa filotto in questo biglietto? Di colpa, hanno sbagliato un pallino. 83 Paterna, 81 Burchi. C'è Morelli che ha bisogno di un 16 per strappare la partita. La facciamo di Cricco. Sì, è più facile di Cricco. Aiuto. Mamma mia. Di Cricco è più facile. Tiro d'effetto di Rocco Paterna, vediamo se c'è misura, se c'è l'angolo. La misura è lunga, l'angolo è largo. Si riprova il giocatore, direi pugliese, nella zona di Foggia. Non vorrei dire una cavolata, ma Foggia Bari in quella zona lì. Ma da quanti anni è Forlì? 30? Sì, parecchi anni. Rimane rosso il punto. Bisogna spostarsi la biglia e andarla ad attaccare dopo se riesce lo spostamento. Beh, un po' la sposta, il tiro è sicuramente insidioso, ma si deve andare col calcio di taglio. Attenzione, entra bene e trova un birillo, 6 da segnare, 87-83, bella partita, lo ribadiamo per l'ennesima volta. Tra due giocatori che, vabbè, uno l'abbiamo visto spesso, quell'altro lo vediamo meno, ma abbiamo notato, Valerio, un grande miglioramento di questa scuola Civitavecchiese. Ricordiamo che Roma e Pigliato era una tradizione, però ultimamente si erano un po' persi, ma vedo che piano piano stanno rientrando quei 5-6 giocatori che ci sono, stanno rientrando ad un grande livello. Dobbiamo dire sotto la spinta di Marco Mallozzi, che è diventato master, uno dei pochi, intanto 10 punti per Burchi. Era già stato master nel 98. Ma lì diciamo che le classifiche di selezione erano un po' diverse. C'era centro-sud.
quindi diciamo che stavolta se l'è veramente meritata di più, sì, senza non togliere prima. E ricordiamo, è partito dalle partite, scusandomi per la ripetizione, della mattina ai punti 100. Ha dovuto vincere 6 partite per diventare master contro giocatori di gran livello. Sì, non con dei terze categorie. Mi ricordo Galli, mi ricordo l'ultima con Franchini. Vediamo, 97 Burchi, 83 Paterna, va a segnare. Lunga corta per Paterna. Vediamo se la riesce ad affondare la biglia, c'è anche un margine di errore, riesce a segnare con entrambe, apparecchia quindi. Questa è molto stretta, questa si è visto proprio che c'è stata una ditata mentre tirava, eh? Adesso l'obbligatorio è trovare il pallino per affondarlo, sì. Sennò si rischia di compromettere una partita ben giocata, anche a tratti giocata meglio dell'avversario. Trova questo pallino sullo stretto, non è la stessa cosa, è comunque una buona difesa perché la biglia è andata dietro la bianca, però tiro veloce di Paterna. Alla fine sarà una biglia per il giocatore. No, non sarà una biglia. Prova il big play e perde la partita. Beh, posso dire che non l'ho capita questa? Beh, volevo alzare il pallino. Ho capito, però vai a una, fai 10. Lo so. Pensiero del giocatore, corre veloce. Io non la condivido questa scelta, devo dire la verità. Bene. Basta Tagliolini, sei già convinto che fai filotto? Oh! Come? Non è, perché quella lì cos'è? Non è una maglia? No. Tagliolini, io ti ricordo che hai detto... Attenzione che la tua reputazione potrebbe... decadere in maniera clamorosa. Basta! Ascolta, fermo una cosa, quello è scarico.